Caffè delle 10. Oggi eccezionalmente siamo a Borgo Rose in occasione del Birra del Borgo Day. Salutiamo Flaminia che è rimasta a Roma e eccezionalmente viene sostituita, vi ricordate, dal nostro avvocato escursionista Valerio Bonolo. Buongiorno. Grande amante di percorsi enogastronomici, tant'è che diamo il benvenuto innanzitutto al nostro ospite, il chef notissimo, lo chef lo conoscete tutti, Daniele Usai, che verrà intervistato per l'occasione proprio da Valerio Bonolo, che è anche giornalista tra l'altro. Bene Daniele, buongiorno, benvenuto, e dici subito che cos'è il dim sum che ci proponi qui oggi. Ah, il dim sum è un raviolo cinese, quindi una pasta tipica che non usa, che usa farine particolari, tapioca, riso, cumina, e quindi ha questa consistenza differente dalla nostra pasta all'uovo, rimane trasparente, molto leggera. L'abbiamo farcita con un'anduia di tonno, tonnetti locali, pesce povero quindi, e condito come l'anduia di maiale che si usa in Calabria, quindi col peperoncino, il peperone, semi di finocchio. La serviamo con questa spuma di patate affumicata. E soprattutto volevamo sapere da te qualche abbinamento gourmet birra-cibo a questo punto, visto che siamo nel regno della birra. Certo. Ma guarda, io su questo piatto per esempio ci vedo una bella birra chiara, fresca, dalle note profumate, anche fruttate magari. Quindi la birra è un elemento che è entrata in cucina già da parecchi anni e trova posto sia come ingrediente nei piatti, ma anche come abbinamento o introduzione al pasto. Ancora la parola a Valerio. Cosa ci potresti proporre, diciamo, per il futuro? Che cosa stai preparando? Guarda Valerio, i menù cambiano ogni 3 mesi, le idee sono sempre nuove, quindi quello che posso promettere è un'evoluzione continua. Benissimo, allora con questa curiosità noi vi lasciamo, continuate a seguirci, un saluto dal Caffè delle 10 in trasferta a Borgo Rose, birra del Borgo Day.